Siamo a Garda, nel ristorante pizzeria La Capannina, che è un ristorante certificato per celiaci e che nelle sue ricette sta molto attento a questo tipo di consumatore, tanto che oggi vi proponiamo appunto una ricetta che va benissimo per un consumatore celiaco. E qui abbiamo Roberto che utilizza tutta la materia prima qui del lago e difatti abbiamo tanti pesci di lago. Cosa ci hai preparato qui? Allora qua ci sono c'è un cavedano, la tinca, del pesce persico e il lucio. Il lucio è sempre più difficile da trovare, tra l'altro è diventato anche molto costoso e si può benissimo sostituire con la tinca. La tinca di lago infatti ha la caratteristica, soprattutto quella dell'alto lago, di nutrirsi sugli scogli e quindi di non prendere, dal momento che è un pesce onnivoro, quel gusto che potrebbe avere una tinca delle fossi o delle cave che ci sono nella pianura, quel gusto di fango che è tipico del pesce che va a grufolare sul fondo e che quindi si può nutrire di quegli animaletti, di quelle verdure che ci sono nell'acqua. Qui però Roberto è anche un appassionato di conservare gli alimenti. Questi ad esempio che cosa sono? Queste sono delle sarde di lago messe sotto sale per circa 6 mesi, poi delle scate e messe in olio. Come hai fatto a fare questa ricetta tradizionale? Allora praticamente viene cotta la tinca nel forno, viene spolpata, poi viene fatta una salsetta a parte con dell'olio caldo, vengono messe dentro le sarde tagliate a pezzettini fini, si spegne l'olio e poi vengono aggiunti i capperi sempre pestati molto fini. Cosa particolare è l'abbinamento? Abbiamo sostituito il lucio con la tinca, abbiamo sostituito la polenta di mais con una polentina di riso. E il riso è tipico del nostro territorio, ha la bellezza che in un quarto d'ora è cotta. È una ricetta particolarmente saporita. Che vino abbiniamo a questo piatto? Allora, con questo piatto io abbinerei un vino bianco della zona, che è un cortese veneto, molto saporito e bello profumato. È perfettamente abbinato alla nostra tinca in salsa.